Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi litigando in modo non violento. Questo video ricchissimo sarà il secondo episodio di Opinioni Poroverse, il format dove ci confrontiamo e discutiamo su quelle che sono le vostre opinioni più controverse in assoluto riguardanti il mondo dei videogiochi e non solo. Vi ho chiesto su Instagram di scrivermi quali sono le vostre hot takes e oggi li andremo a commentare. Vediamo se sarà il caso di uno scontro non violento oppure se ci ritroveremo d'accordo. Prima di iniziare, però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se siete nuovi e invece se siete poracci di vecchia data seguitemi pure su Instagram, dove riusciamo ad avere un contatto un po' più diretto e ogni tanto, quando ho tempo, rispondo addirittura ai messaggi privati. Pazzesco! Se poi siete interessati alla versione integrale di questo video, che già così sarà lunghissimo, potete sempre abbonarvi al Porion per una versione integrale senza alcun tipo di taglio, accessibile anche a livello più basso in assoluto. In descrizione trovate tutti i links per seguirmi ovunque. Io ho detto tutto, iniziamo! Bene, bene, partiamo subito e si inizia a bomba con Lele, che ci dice che secondo lui gli Zelda per DS alla fine erano belli. Sono moderatamente d'accordo, sono sicuramente dei capitoli con qualche problematica di troppo, principalmente legnosetti ed estremamente ripetitivi in alcune fasi, però tutto sommato il più brutto degli Zelda è comunque un grandissimo gioco, almeno quelli prodotti direttamente da Nintendo. L'unica cosa che mi dispiace è che forse l'enigma più geniale, più interessante, più mind-blowing che c'era in Phantom Hourglass in realtà era copiato di sana pianta da un altro gioco non Nintendo, ma non vi dico quale, e voglio sapere se sapete questa storia, scrivetela nei commenti. Poi Gabriele, con minimo sforzo e massima resa, ci scrive: Mario Kart sopravvalutato, dimenticandosi anche il verbo essere. Ti devi impegnare di più, non è assolutamente un'opinione poroversa. Dovresti argomentarla un minimo. Ci sono sicuramente dei titoli che hanno saputo perfezionare il comparto single player. Ecco, forse in quello è sopravvalutato. La parte single player potrebbe essere migliorata nettamente, però multiplayer, Mario Kart è il party game per eccellenza. Fradig, grandissimo supporter sul Porion e non solo, dice: Shigeru Kachoppo è meglio di Oro Michele, sicuramente. Anzi, seguite anche il cugino di Miyamoto su Instagram, perché posta solo contenuti di qualità. Tornando serio, Fra ci dice: Xenoblade 3 è il peggiore della serie. Il DLC importantissimo è 100 volte meglio. Allora, guarda, il DLC ancora non ho avuto tempo di provarlo, però ne ho sentito parlare strabene e so già quello che succede, quindi effettivamente ci potrebbe stare come take, come opinione, però Xenoblade 3 il peggiore della serie? Assolutamente no. Per me il peggiore rimane il secondo, e anzi direi che il 3, ancora sono indeciso se metterlo allo stesso livello, leggermente sotto o leggermente sopra al primo, ma è il capitolo che proprio mi ha fatto rinnamorare della serie. Non ci posso fare niente, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi buchi di trama, con tutte le sue sezioni un po' tediose, eccetera eccetera, comunque per me è 10 spanne sopra il secondo. Tommaso ci chiede: ma davvero Zelda Breath of the Wild è così rivoluzionario? Secondo me Mario Odyssey è migliore. Io direi che Breath of the Wild è rivoluzionario, Mario Odyssey è rivoluzionario. Battutacce a parte, l'ho detto più volte, io in realtà a livello personale ho preferito di gran lunga Super Mario Odyssey, ma perché a me i platform mi fanno impazzire, per me Super Mario Odyssey è proprio il pinnacolo del platforming in tre dimensioni. Però Breath of the Wild rimane un titolo importantissimo, rimane rivoluzionario. Nei video recenti ho cercato di spiegare anche il perché, non so se ci sono riuscito, però più o meno la mia opinione la trovate lì. Mentre Mario Odyssey è il perfezionamento di un genere, e soprattutto interno alla saga, dove già si erano fatti parecchi tentativi. Breath of the Wild è un bel punto di rottura e in quanto tale anche rivoluzionario rispetto al passato della serie, ma anche rispetto a tutto il mercato videoludico dell'epoca, e chissà se Tears of the Kingdom riuscirà a mantenere la stessa carica rivoluzionaria. Sarà difficile, però insomma ormai manca pochissimo. Ausor ci dice: avrebbe avuto più senso un nuovo Pokepark che la nona generazione. Non necessariamente una cosa esclude l'altra, avrebbero potuto comunque fare un nuovo Pokepark e darci una nona generazione decente. Non abbiamo avuto Pokepark, non abbiamo avuto una nona generazione decente, ma questo purtroppo
non ci possiamo fare niente, anche perché gli spin-off non li gestisce internamente Game Freak. Chissà se mai ritornerà un Poképark. Io tra l'altro ho ancora il primo e lo devo ancora giocare, quindi non posso esprimermi più di tanto. Exotic Butter ci dice: Super Mario Sunshine è il peggiore della saga. Allora fa male sentirlo, perché ci sono affezionatissimo, e fa male sentir parlare male di un titolo di Super Mario in 3D. Però oggettivamente, se uno, anzi obiettivamente, non oggettivamente, se uno va a prendere tutti i capitoli 3D Super Mario Sunshine e li analizza secondo dei criteri razionali, tiene fuori tutto l'affetto che uno può avere nei confronti di una produzione, Super Mario Sunshine è il peggiore della saga, è il meno riuscito, è il più zoppicante sotto tantissimi punti di vista, quindi ci sta, sono d'accordo. Però poi, se entra in gioco l'affetto, come si fa a definire brutto un gioco di Mario? È impossibile. Soul of Styx dice: meglio 1080p 30 60fps stabili che 4K e compagnia 25fps. Sono d'accordo, alla fine la risoluzione per me ha un'importanza relativa, anche perché gioco principalmente in portabilità, anzi preferisco di netto giocare in portabilità, quindi là una risoluzione oltre il Full HD perde anche abbastanza di senso, ma già 720p va benissimo, mentre gli FPS sono straimportanti e la stabilità soprattutto per quanto riguarda il frame rate. Giopanda: Zelda Link to the Past non è un ottimo gioco. Molto meglio il primo capitolo della saga. No, follia totale, non sono assolutamente d'accordo. Potresti dire, analizzandoli separatamente, prendendo a Link to the Past, potresti dire è un gioco invecchiato non benissimo, ma comunque non sarei d'accordo, nel senso che ci sono tanti passaggi che sono non così logici o non così facilmente intuibili. Molto spesso il gioco potrebbe risultare dispersivo, se non fosse che ormai tante delle soluzioni di avanzamento e di progressione che erano integrate all'interno di A Link to the Past sono diventati degli standard della serie. Quindi è probabile che, se voi avete già giocato a un qualche Zelda 2D o anche 3D che è arrivato dopo, sapete già cosa fare in A Link to the Past, perché tantissime delle soluzioni proposte poi in realtà sono state sviluppate in modo a volte più intuitivo e convincente nei capitoli successivi. A Link to the Past rimane però un capolavoro impressionante, e lo stesso discorso però lo puoi fare anche sul primo Zelda, solo che il primo Zelda a sua volta rimane ancora più oscuro, ancora più difficile da interpretare, ancora più ostico proprio da prenderci la mano. Sarà poi, non lo so, per affetto, sarà per età anagrafica, eccetera eccetera, però per me A Link to the Past è proprio il culmine assoluto di quello che era quel discorso iniziale di Zelda, a cui tra l'altro aggiunge anche tantissimo e poi fonda le basi per tutto quello che verrà dopo. Quindi per me rimane un capolavoro e non riesco a metterlo sopra il primo. Però è un'opinione molto interessante. Robert dice: Nintendo 64 meglio di PlayStation 1? Quali sono i parametri che vogliamo prendere in considerazione? Non lo so, perché alla fine si parla di due console storiche che hanno avuto poi un percorso estremamente differente, sia in termini di successo sul mercato, ma anche di impressione in quello che è stato l'immaginario collettivo. E Nintendo 64 è una console molto meno fortunata, ma che allo stesso tempo ha tirato fuori dei giochi iconici e riconosciuti come fondamentali un po' da tutti quanti, sia chi ci ha giocato all'epoca, sia diciamo chi si interessa un po' di più dell'evoluzione storica del medium videoludico in tutto e per tutto. È ovvio invece che chi magari è affezionato al brand PlayStation o comunque è più interessato a un certo tipo di gaming, eccetera eccetera eccetera, e soprattutto riconosce il valore all'interno del mercato che ha avuto PlayStation 1, chiaramente rimane una console fondamentale, rimane un gigante. Sono due cose completamente diverse, sono proprio due filosofie di vita completamente diverse. Fortunatamente una non esclude l'altra, che ne vogliano i console warari. Da piccolo sono cresciuto con la PlayStation 1, ci sono molto più affezionato, ma probabilmente ci sono dei titoli come Super Mario 64, il primo Smash, Zelda, Mario Kart, eccetera eccetera, che hanno lasciato un segno indelebile poi in quello che è venuto dopo. Però dall'altra parte hai avuto Final Fantasy VII, hai avuto Metal Gear Solid, un miliardo di cose stra interessanti che spaziavano su molti più generi rispetto al Nintendo 64, quindi
ci stanno, insomma, sia pro che contro, al cuore non si comanda. È un po' come scegliere tra mamma e papà, è difficilissimo. No, l'Xbox 360 fa schifo, non sono assolutamente d'accordo, anzi, vogliamo dire che è la migliore Xbox di sempre, è la migliore Xbox di sempre, è stato il periodo più allegro, più felice, più bello, che ricordo con più gioia in assoluto, dell'era Xbox, almeno diciamo i primi tre quarti della vita della console. Poi dal momento in cui anche Microsoft si è messo a inseguire Kinect, cioè il Wiimote e cose del genere, compagnia bella, con il Kinect, per me là è proprio morto il brand, da lì fino all'arrivo di Phil Spencer e l'avvento del Game Pass. Proprio zero interesse verso quella deriva distorta di quella che già era una visione che non mi faceva impazzire da parte di Nintendo. Però Xbox 360 nei primi anni di vita era la console definitiva, totale, era proprio popolare e poraccia, era l'alternativa a PlayStation 3, una validissima alternativa, e fa impressione pensare sia stata Microsoft e non Nintendo a riuscire a mettere veramente in crisi stradominio di PlayStation con una console che nasceva seguendo tutte le esigenze dei giocatori in un momento in cui una sorta di delirio di onnipotenza da parte di Sony l'ha portata invece a allontanarsi completamente da quelle che erano le esigenze del gaming di quell'epoca, proponendo un'idea di futuro completamente scollata dalla realtà del momento. Poi sappiamo tutti come è andata a finire, le cose si sono, la situazione si è ribaltata, poi con il passaggio generazionale è stato praticamente cancellato tutto quanto. Però Xbox 360 da ricordare come uno dei migliori hardware in assoluto, anche perché se oggi vi spaccate gli trofei lo dovete solamente agli achievement introdotti con Xbox 360. Poi un'altra mancanza di verbo essere, non lo so, questa cosa mi infastidisce tantissimo: Wind Waker sopravvalutato, ma mai nella vita, anzi finalmente negli ultimi anni, anche grazie alla riproposizione su Wii U, è riuscito un po' a riguadagnarsi quel terreno che gli era stato negato all'inizio. Inizio, per me è un grandissimo capitolo, molto meglio di Twilight Princess, c'ha tantissime idee interessanti, certo ha anche delle scelte di game design molto datate. L'orizzonte di Wind Waker, soprattutto la cosa che c'era un orizzonte super espanso, bellissimo, quelle cose per me erano avanti di 10 anni e ancora oggi me le porto dentro come dei bellissimi ricordi e delle bellissime esperienze. Quindi sopravvalutato no, l'hanno sempre schifato tutti quanti, per 10-15 anni eravamo in 10 a dire guardate che era molto figo, era molto bello, no vogliamo la grafica di Twilight Princess, e poi è andata come doveva andare. Francesco ripete la stessa opinione controversa dell'altra volta, quindi ti invito a riguardare la risposta che ti avevo dato. Facci dice: i platform in 2D sono sopravvalutati e assolutamente limitanti nell'esperienza videoludica. Ma sei un pazzo, rinchiudetelo subito, fuori, completamente fuori di testa. No, non sono assolutamente d'accordo, anzi, come ci ha dimostrato la scena indie negli ultimi anni, il 2D non è assolutamente una limitazione, ma anzi il poter ragionare su un contesto molto più controllabile, molto più gestibile, molto più limitato, in realtà è una valvola di sfogo per la creatività degli sviluppatori, e non è un caso che dalla scena indie escano fuori alcune delle cose più interessanti in assoluto. Certo, poi il 3D ha tutti i suoi pregi, ha tutti i suoi vantaggi, eccetera, eccetera, però ha anche i suoi lati negativi. Guardate per esempio un Mario Odyssey che adoro particolarmente, porca miseria, c'ha un sacco di problemi che derivano proprio dalla struttura degli open world collectathon in tre dimensioni, tra cui una sovrastimolazione con 100 miliardi di lune, molte delle quali evitabili, ma a volte si ha l'impressione che lo spazio vada occupato a forza in qualche modo. Queste cose nei platform 2D ad esempio non succedono, quindi non sono assolutamente d'accordo, son due cose che viaggiano in parallelo, non vanno contrapposte tra di loro, ma non mi sognerei mai di dire che sono limitanti nell'esperienza videoludica, anzi il limitante è il dover scegliere per forza il 3D per andare incontro, diciamo, a un'idea di modernità o di contemporaneità molto più vendibile, quando poi forse alla fine le idee vincenti si possono declinare in modi anche molto più semplici e molto più immediati. Come mi garba dice Uncharted 4 è meh, ha perso tutto il gameplay adrenalinico e quella narrazione blockbuster che aveva. Guarda, non sono d'accordo, mi dispiace, perché per me invece è un grandissimo capitolo.
anzi, è proprio la massima espressione del blockbuster action videoludico. Si riprende anzi la serie con il quarto capitolo rispetto al terzo, dove secondo me hanno provato un po' troppo quelli di Naughty Dog a fare il capitolo d'autore, hanno voluto fare un po' quelli pretenziosi, quella puzza un po' sotto al naso, dove c'è per esempio anche tutta quella sequenza nel deserto che sa un po' di pretestuoso, diciamo. Però il quarto in realtà mi ha fatto quasi ritornare quel senso di meraviglia che sperimentai con il secondo capitolo, che per me rimane inarrivabile, cioè proprio il secondo capitolo pazzesco, ragazzi, quando per la prima volta ci giocate, ma dovevate farlo all'epoca, però giocarlo per la prima volta nei primi anni 2000 e vedere la sequenza iniziale del treno, oppure pazzesco quella sequenza dove c'è l'elicottero che spacca il palazzo e il palazzo inizia a crollare con Nate dentro e tutto quanto ruzzola, tutto quanto rotola, quello là proprio, cioè, mi lasciò completamente a bocca aperta. E il 4 secondo me riesce a catturare quel sense of wonder, quel senso di meraviglia, e comunque lo unisce poi a delle cose molto interessanti. Lo dico sempre, probabilmente mi ripeto, però ho sempre straapprezzato le parti più open del quarto capitolo. Secondo me sono una soluzione molto interessante, non a caso poi sono uno dei momenti più belli di The Last of Us parte 2. Quindi non lo so, però sarebbe interessante sapere cosa secondo te va a perdere. Manfredi ci dice: Super Mario Sunshine è peggio di New Super Mario Bros. 2, tranne che per le ambientazioni. Fisica e camera sono odiose ed ha troppi punti bassissimi. New Super Mario Bros. 2 è più noioso ma anche meno rotto. Sono d'accordo, anzi questo ci fa riallacciare al discorso che facevamo prima, che 3D non per forza è meglio di 2D, anzi scegliere un piano bidimensionale permette di non incappare in tanti dei problemi che scaturiscono dalle tre dimensioni. Però ti rigiro la cosa, io preferisco di gran lunga un titolo che nella sua imperfezione e nel suo essere grezzo, se non altro osa, se non altro si prova qualcosa. Poi magari non tutto riesce nel migliore dei modi, magari non tutto è super pulito, è super polished, però intanto hai qualcosa di nuovo e di coraggioso. È più noioso? Per me non può essere un valore aggiunto. Sì, è più pulito? Boh, non lo so. Con la pulizia noi poracci ci facciamo poco. Switch Sports è sopravvalutato? Io non penso sia piaciuto a nessuno, quindi non so chi... Forse dovrebbe essere ancora più schifato, non so, dovremmo tutti quanti bruciare le copie di Switch Sports. Ghostwire Tokyo, giocone seppur con qualche difetto, la gente non capisce un cazzo. Guarda, Marco, d'accordo al 100%, lo sto giochicchiando adesso sul Game Pass. Mi aspettavo una cosa disastrosa, mi sono ritrovato uno degli open world, open map, non so come lo volete definire, più convincenti, ma se non altro anche particolare degli ultimi anni, cioè tantissime cose super caratteristiche che non si troverebbero da nessun'altra parte. Secondo me si sente un po' il tocco di Mikami. Gioco veramente schifato da tutti quanti, non ho capito perché. Forse uscì al momento sbagliato, non lo so. Comunque recuperatelo sul Game Pass perché stramerita. Skyward Sword è migliore di Twilight Princess? Sono d'accordo. Zelda Skyward Sword HD è migliore di Twilight Princess? Sì. Invece lo Skyward Sword uscito per Wii per me rimane uno dei meno convincenti. Lo sport migliore su Wii Sports Resort era il volo in singolo con relativa esplorazione Fuck Chambara. Sì, ma infatti, ma perché il Chambara o Chambara, non lo so come si dice, lo hanno riproposto un'altra volta? Veramente, basta, dateci uno Switch Sports che riprenda anche, come faceva poi alla fine il Resort, che riprenda un po' anche l'impostazione da Pilot Wings, no? Dateci un po' più di libertà esplorativa, dateci un po' di lore, di contesto, non Spocco Square. Mamma mia, che monnezza. Un'opinione poroversa, poroverse, è che il poroverso non si deve formare, ma è poroversu, poroversi, sì. Questo probabilmente, Alex, tu sei il generale della conquista non violenta. Qualsiasi cosa tu abbia detto, secondo me hai perfettamente ragione. Zelda non è il miglior franchise di Nintendo. È vero, anche perché lo sappiamo tutti qual è il miglior franchise di Nintendo, ed è proprio... La serie di Paper Mario è una cagata pazzesca, grandissimo Ale, che sfida l'ira del grande pubblico. E dirò questa cosa: la serie di Paper Mario è una serie che ha due capitoli, ha un capolavoro, due capitoli carini, e il resto
Bah, i JRPG interessanti di Mario sono altri, peccato che Nintendo se ne è completamente dimenticato. Era meglio quando facevi TG Poro tutti i poro giorni, ma guarda Agosh, capisco il senso di abbandono che tra l'altro è condiviso anche da altri utenti, però il canale sta crescendo molto più in fretta, e le visualizzazioni sono in aumento, gli iscritti anche. Io riesco a vivere un po' di più, che non è male, e in più riesco anche a fare contenuti diversificati rispetto al TG Poro ogni giorno, che poi mi costringeva anche a fare dei video con delle notizie che erano delle non notizie. Preferisco questo senso di, diciamo che ho meno pressione nel dovere per forza pubblicare un video al giorno. È anche vero, insomma, che il mio sogno, il mio obiettivo sarebbe quello di tornare a fare una pubblicazione al giorno e fare solo questo nella vita, però al momento non è possibile. Ho fatto un video al giorno per 2 anni e mezzo, partendo dal 2020 fino a fine 2022. È stato sicuramente un periodo stra formativo per quanto riguarda il mio ruolo da content creator, però è anche vero che non si vive solo di questo, almeno per ora. Ho una vita, ho altre cose da fare, devo soprattutto lavorare. Se desiderate ancora più contenuti, se volete un ritorno ai contenuti giornalieri, cacciate gli sordi. Gears of War, questo è tipo un test per capire che gamer sei. Cosa leggi quando c'è scritto l'acronimo GO? Allora, God of War è la miglior saga PlayStation. Degli studi interni, ma sai, no, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, no. No, 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 no. Se questa cosa l'avessi detta nel 2006, non lo so, vabbè, l'era PlayStation 3, ti avrei detto di sì. Ma a me, da quando è ripartito il nuovo corso di God of War, purtroppo ho perso interesse nei confronti della serie. Seppur molto discutibile, molto problematica, eccetera, eccetera, per me la serie The Last of Us, a livello di importanza globale, è quella più significativa. Sì, sicuramente. Tekken 3 è legnoso e invecchiato male. No, assolutamente no, ma perché? Ma questa cosa è cattivissima, no? Non sono d'accordo. Guarda, anzi, Tekken 3 è forse, se vai a vederti il panorama di picchiaduro 3D degli albori, fanno tutti straschifo, sono tutti invecchiati malissimo. Tekken 3 invece ancora oggi è giocabilissimo, è bello fluido, dinamico. Se ti va a rivedere appunto tutti quei picchiaduro dell'era PlayStation 1, non sto parlando del Dreamcast, non sto parlando poi di quello che è arrivato su PlayStation 1 qualche tempo dopo, eccetera, eccetera, sono tutti invecchiati malissimo. Tekken 3 regge ancora oggi benissimo il passo coi tempi. Ti consiglio di rigiocarti i primi due Tekken per renderti conto di cosa significa essere invecchiati male. Mario Odyssey non è il sogno di ogni completista, è l'incubo. Ma no, Alice, non sono d'accordo. Ma perché? Tra l'altro è l'unico gioco, vabbè, perché che ho completato al 100%, senza bisogno di alcuna guida, se non per una luna, che mi ha fatto veramente rosicare tantissimo. Quello è proprio un problema di game design. Però devo dire che in realtà la progressione è abbastanza organica, si capisce. Io poi era un periodo della mia vita dove stavo in Francia da solo, quindi nel pomeriggio non c'avevo niente da fare. E quindi mi sono messo a cercare tutte le monete, eccetera, eccetera, vabbè. Però l'ho finito con piacere, quando solitamente non vado a completare i giochi al 100%. Trovare 900 Korogu è l'incubo di un completista. Ma Mario Odyssey no, dai. Power City Games dice: dopo Uncharted, le IP Sony hanno individuato Hollywood come unica strada. Ne hanno perso in gameplay. Non sono d'accordo, ma solo per il fatto che, sì, sicuramente esclusive Sony, PlayStation sono in gran parte direzionate verso un impianto narrativo di stampo cinematografico / hollywoodiano, ma io forse Uncharted è quello che ha un po' lanciato l'imprinting, però la vera popolarizzazione di questo genere estremamente narrativo, estremamente cinematografico, eccetera, eccetera, che è colpevole di tantissime cose ed ha veramente settato lo stampino di quello che sarebbe venuto dopo. Luigi, attenzione, Xenoblade è meglio di Final Fantasy? Sì, tutta la vita, anche perché Final Fantasy, ragazzi, lo dico io, mi assumo la responsabilità, fa stracagare dal 13, quindi non c'è veramente poco da fare. Basta leak, d'accordo al 100%, eppure però questo è un po' come con i film horror, no? Che uno non vuole essere spaventato, ma alla fine
ti metti la mano davanti agli occhi, ma poi guardi sempre perché sei attratto dall'orrore. Basta leak, però poi alla fine tutti quanti si vanno a cercare i spoiler, si vanno a cercare leak, eccetera, eccetera, e rovinano, vuoi o non vuoi, la sorpresa a tutti quanti. Vorrei che la Nintendo non esca con una Switch 2, vorrei che resti una compagnia innovativa. Non lo so, Destructive Drummer. Questo è un po' un problema, io vorrei che trovasse un po' pace in quello che fa. E vorrei che trovasse una quadra nell'unire questi due discorsi, l'innovazione a tutti i costi, però senza dover ogni volta fare un salto nel vuoto e evidentemente rischiare il tutto per tutto. Per una volta che te la sentiresti dire una cosa del genere durante il periodo Wii U, quando non uscivano giochi, l'azienda era in crisi, non si sapeva quello che sarebbe successo, se non fosse stato per 3DS Nintendo sarebbe fallita, non lo so, no, si può comunque rimanere estremamente innovativi anche proponendo un hardware classico o comunque proponendo un hardware già visto in precedenza come quello di Switch. Del tipo, Super Nintendo era stra innovativo per l'epoca perché integrava tantissime soluzioni che permettevano un salto qualitativo impressionante e soprattutto permettevano ai sviluppatori di esprimere la propria creatività. Quindi io mi auguro che ci sia una Switch 2 e mi auguro che però allo stesso tempo mantenga quella Nintendo Difference, quella genialità di fondo che fa sì che ogni console Nintendo sia un qualcosa di diverso da quello che offre la concorrenza, ma non necessariamente qualcosa di mai visto prima. Belli videogiochi, ma quando fai un video sulla carbonara, ragazzi, io non so cucinare niente, ma al massimo lo farò sul canale di Poro il Criminale. La Nintendo è molto poraccia, non sono d'accordo, perché ancora non hanno riconosciuto la legittimità dell'armata poraccia, quindi per ora siamo ancora in una fase di scontro. Tears of the Kingdom è meglio di Mario che Indica, sono d'accordo, ma Mario che Indica con accanto Beningle è un duo decisamente più iconico del prossimo gioco di Zelda. Ci siamo cresciuti, ma rigiocandoci da adulto i Crash Bandicoot sono rotti. Niente come Mario. Qualche tempo fa un mio amico disse una cosa molto bella, che era tipo, sto giocando per la prima volta ai Crash Bandicoot adesso, molto carini, molto divertenti, ma rimangono dei platform. Super Mario era tutto su un altro livello. Cioè rimangono dei giochi carini che magari all'interno dell'ecosistema PlayStation avevano il loro senso, però forse sono un po' mitizzati. Parlo poi della trilogia originale. Quindi ci sono straffezionato, li adoro, giocati e stragiocati, eccetera, eccetera. A livello proprio di evoluzione del platforming e anche di innovazione hanno portato, non hanno lasciato questa grandissima impronta. Se non aggiungevano la componente open world, Elden Ring sarebbe stato perfetto. Ma questo perché volete sempre lo stesso gioco? Non lo so, cioè Elden Ring è l'open world, quindi mi sembra proprio un discorso ipotetico che purtroppo non riesce ad avere tutto questo aggancio con la realtà. Cioè, se non avessi avuto l'open world sarebbe stato l'ennesimo Souls, Dark Souls 4. Per me va bene che abbiano sperimentato così, a me i Souls non mi fanno impazzire, lo sapete benissimo, però From Software va riconosciuto che è una delle poche compagnie che sperimenta sempre e comunque, e pur riproponendo tante delle caratteristiche che hanno reso i Souls quello che sono, non si adagia mai sugli allori e rischia sempre tanto. Pokémon Scarlatto e Violetto non sono i peggiori della saga, quel posto spetta X e Y, attenzione. Allora, non ho dimestichezza con X e Y, secondo me bisogna risolvere una volta per tutte questa questione, ok? E vi aspetto nei commenti, chi è arrivato fino a qua potrà rispondere. Allora, il problema è Scarlatto e Violetto che non sono ottimizzati, sono pieni di bug, fanno stracagare, eccetera, eccetera. Un prodotto non commercializzato in uno stato vergognoso e va benissimo. Però poi qui emergono due campane completamente diverse. C'è chi dice, però un open world così non si è mai visto in un mondo Pokémon ed è veramente l'evoluzione che vorrei per il brand. E poi c'è chi dice, io un open world così schifoso, così privo di inventiva, così meccanico, così così macchinoso, non l'ho mai visto in un gioco, e si vede che Game Freak non sa fare queste robe e anche questa sperimentazione è stata un buco nell'acqua. Dove ci vogliamo mettere?
Perché, cioè, a questo punto, qual è il vero senso di Scarlatto e Violetto? La dà quest'idea di novità? Possiamo veramente passare sopra tutti quanti i difetti e vederci un cuore dentro? Oppure è veramente un buco nell'acqua e non riesce a capitalizzare con le buone idee che si erano iniziate a intravedere con Legend Arceus? Vi lascio questa domanda aperta. Il Wii U ha un bel parco titoli di esclusive, ma non ha più esclusive, sono finite tutte, ne rimane una. Io continuo a ripetere, grandissima console, tutto quello che vi pare, però pure a livello di parco titoli purtroppo non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio, e soprattutto durante la vita della console ci sono stati dei mesi proprio di vuoto cosmico e si accusava parecchio. Silent Hill Downpour è un gran bel gioco. Guarda, il Downpour non l'ho mai giocato, ne ho solo sentito parlare stramale all'infinito, però mi piace questa cosa che nel corso degli anni poi l'affetto verso Silent Hill è sempre così alto che la gente rivaluta tutto quanto. Io mi ricordo quando uscì il 4, quando uscì il 3, fa schifo. Dopo un po', vabbè, ma non era così male. Esce il 4, The Room, fa schifo, si vede che non è un Silent Hill. Adesso viene ricordato come un capolavoro, no, forse proprio un capolavoro no, però comunque un grande capitolo con delle intuizioni, horror psicologiche, eccetera, eccetera. Sarà un po' la nostalgia, sarà un po' che effettivamente più si va avanti, più tutto quello che viene è un po' una ciofecazza. Però questo revisionismo storico per quanto riguarda Silent Hill l'ho letto più volte. Sarebbe bello se Nintendo e Koei Tecmo creassero una saga standalone dedicata agli Hyrule Warriors. No. Secondo me queste qua devono essere delle cose one shot. E dare libero sfogo alla creatività unendo due mondi apparentemente separati, ma poi fermarsi là, perché poi con Koei Tecmo, con i Musu eccetera eccetera, c'è sempre la stessa reiterazione infinita di quel concept che dopo un po' viene veramente annoia e veramente succhia tutta la creatività e la voglia di sperimentare queste cose. Quindi per me no. La PlayStation Nintendo avrebbe creato una linea temporale distopica con ciandoni ovunque. Sono d'accordo. Adesso probabilmente staremmo giocando a The Last of Super Mario e allo spin-off Luigi's Gone. Bellissimo. Però si può sempre fantasticare sulle linee temporali. Zelda 2 The Adventures of Link è un gioco bellissimo. Ah, qui per me è proprio difficile, perché non avendolo scoperto dopo, sono quasi convinto, sicuro al 99% che Matteo lo abbia giocato all'epoca, e, insomma, quando il gioco era stato appena commercializzato, comunque intorno a quegli anni, e questo è un parere secondo me che ce lo può avere soltanto chi ha vissuto il gioco là, in quel momento, e rimarrebbe comunque un'opinione controversa, ma potrei capire da dove viene. Purtroppo, avendolo scoperto soltanto in tempi recentissimi, per me è proprio un big no. Ed è un peccato, perché poi in realtà cioè, il discorso che c'è dietro la filosofia di game design ha senso. Mi è sempre piaciuta poi la voglia di Miyamoto di rompere le convenzioni nel momento stesso in cui venivano create, e soprattutto andare contro le aspettative del pubblico. Quindi, ed è un fattore che poi da sempre ha fatto parte del DNA della serie di Zelda, e chissà se anche questo Tears of the Kingdom riuscirà a catturare di nuovo questa voglia di novità, di rottura, eccetera eccetera. Però a livello di gusti personali, ma secondo me proprio a livello di sguardo più ampio, è proprio difficile mettere Zelda 2 sopra altri titoli della serie, o addirittura definirlo bellissimo. Coraggioso! È un po' come dire, vabbè, però è simpatica, dai. Ocarina of Time è invecchiato male in molte sue meccaniche e non è assolutamente il miglior Zelda 3D. E Giacomo, vabbè, sì, grazie a tutti. Ovvio, è invecchiato male, ma non è neanche il migliore degli Zelda 3D, ma Ocarina of Time te lo devi vedere come il perno fondamentale su cui è stata costruita la modernità. Senza Ocarina of Time tutto quello che c'è stato dopo non ci sarebbe mai stato. Il remake in realtà aggiusta tanti dei problemini che aveva il gioco, lo modernizza anche, quindi ti consiglio di recuperare se non hai fatto il capitolo in 3D, però sì, si tratta di un gioco che c'ha più di 20 anni
sul groppone, si sentono tutti quanti, però uno dovrebbe apprezzare il fatto che nonostante si tratti di un gioco in tre dimensioni, sia comunque, non sia completamente da buttare, cioè ancora tantissime suggestioni stra interessanti. Però è ovvio che se lo si confronta con un titolo moderno ne esce con le ossa rotte, ma non è neanche giusto farlo, insomma. Però a questo punto qual è il miglior Zelda 3D? Rhythm Paradise è la serie Nintendo che più ha bisogno di essere riportata alla luce. Non sono sicuro che sia quella che ha più bisogno di essere riportata alla luce, perché in realtà ce ne sono veramente un casino. Nintendo si è dimenticata troppe cose negli ultimi anni. Però è bellissima, sì, riscopriamola, riscopriamo Rhythm Game. Si sente un po' la mancanza di queste serie minori che sperimentavano, erano divertenti e... è una figata, proprio una figata, però sono tantissime quelle che meriterebbero di essere riprese. Non riesco a considerare Elden Ring il capolavoro che per tutti è. Ottimo gioco, ma non un capolavoro. Sono d'accordo, Luigi, ci sta, anch'io. Elden Ring mi ha proprio smorzato l'entusiasmo praticamente subito, però io riesco a riconoscere che sono i miei gusti personali, allo stesso tempo capisco il perché piacciono così tanto i Souls e capisco perché Elden Ring... abbia avuto un tale successo sia di critico, di pubblico, cioè, sia stato accompagnato da quel clima di hype che si crea soltanto per i titoli generazionali ed è riuscito a stare al passo delle aspettative, insomma non ha deluso praticamente nessuno. Però poi secondo me fra qualche anno, quando le acque si saranno calmate, bisognerà ricominciare a parlare seriamente di Elden Ring e delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano. Ci sono già dei documentari stralunghi su YouTube che se parli in inglese ti consiglio di recuperare, che insomma discutono a lungo del senso dell'open world implementato in un contesto Souls-like e di cosa funziona e non funziona su Elden Ring. Però per adesso è ancora troppo presto, perché comunque è il genere sono i due generi del momento gettati in un'unica opera fatta da uno dei team con più hype alle spalle, quindi c'è veramente troppo entusiasmo, ma legittimo, giustificato, condivisibile. Però è ancora troppo presto secondo me per avere una visione quanto più ampia possibile su un titolo che comunque rimane fondamentale. Dragon Quest 11 incredibilmente vuoto e noioso, auto battle e nessuna storia. Tu la chiami noia, io la chiamo classicismo. Aspetto la versione di Poro Malvagia, io in realtà sono il gemello di Zero Calcare, cattivo e senza talento. Di tutta la saga Star Fox il meglio riuscito fu Star Fox Adventures per il cubetto. Madonna, per me si tratta di una delle più grandi delusioni di tutta la vita, lo dico sempre, però mi aspettavo il mondo da questo gioco e si vede che è un progetto ripreso proprio all'ultimo, su cui ci hanno messo l'IP di Star Fox sopra e hanno cercato di salvare quest'ultimo progetto Rare, che però è proprio, giocandoci uno si rende conto che è proprio un Frankenstein di tante idee diverse e soprattutto un gioco a cui è stata appiccicata un'identità che non c'entrava assolutamente niente. Star Fox mezza ai dinosauri, vabbè, però comunque rimane un grande esempio di per quanto mi riguarda, di quanto l'hype ti può ingannare. Allora, chiudiamo con le opinioni poroverse sul Porion, attenzione. Matteo ci dice, Persona 4 è meglio del 5 per distacco? Non avendo giocato al 5 non ti saprei dire, però questa qua allora è un'opinione poroversa che rigiro al pubblico, però così su due piedi, avendo comunque visto tutta quanta la storia dell'Arena Altimax, eccetera, conoscendo pregi e difetti del 4, perché sono comunque titoli che ho studiato abbastanza, un po' per dei video che ho prodotto, retrospettiva, eccetera, eccetera, ti posso dire che il 4 in realtà così a pelle mi attira molto di più del 5. Nickelodeon All Stars Brawl è il miglior beat'em up di sempre. Vabbè, l'importante è che appunto non dici che è un platform fighter, perché altrimenti sarebbe stata, questa sì che sarebbe stata un'opinione controversa, però mi fa piacere che almeno qualcuno si ricordi di All Star Brawl. No, sappiamo tutti che il miglior platform fighter in assoluto è PlayStation All Stars. E metterei anche il commento di Daniel, il sistema di combattimento di Final Fantasy XIII è fantastico, sono d'accordo, soprattutto se lo metti in relazione a tutto quello che c'è intorno, è forse l'unica cosa che salvo. E questo, poracci, era tutto per il secondo episodio di Opinioni Poroverse. È venuto più di un'ora di registrazione, ora cercherò di tagliuzzare qua e là. Se volete vedere l'episodio completo, beh, lo trovate sul Porion, il Patreon per i veri poracci. Con abbonamento da un euro avete
accesso al contenuto senza tagli, avete accesso al Director's Cut e niente. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, seguitemi su Instagram se volete partecipare ai prossimi episodi, ma soprattutto seguitemi su Instagram perché là do sempre parecchi aggiornamenti su i video che stanno arrivando, su quello che sto facendo, eccetera eccetera. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti per continuare a discutere queste opinioni poroverse. Spero che il video vi abbia intrattenuto e niente, noi ci vediamo presto con un prossimo video che arriverà quando arriverà. Comunque sapete più o meno questa settimana cosa sta per succedere. Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo, pori, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Poroverse, Michele Opinioni, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Hey, 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 hey